un'opportunità di crescita, autonomia e soprattutto rinascita, tre cardini fondamentali che da 8 anni muovono il CIM, Comitato per l'inserimento dei minori e dei giovani in difficoltà, impegnato sul territorio scaligero per traghettare nel mondo lavorativo ragazzi dai 16 ai 24 anni, tramite un tirocinio ad hoc, affiancati da tutor preparati. Il progetto a cui partecipano 150 aziende della città è stato rinnovato stamattina con la firma del protocollo a Palazzo Barbieri. Ma ci troviamo qui perché firmiamo delle convenzioni che noi abbiamo comunque in atto da tantissimi anni con il Dipartimento dei Minori e di Giustizia, con il Comune di Verona e con la Casa di San Benedetto Don Calabria per il CIM, che è questo Comitato Inserimento Minori, che si occupa di inserire appunto i ragazzi minorenni che abbiano compiuto una colpa, che abbiano avuto una colpa e siano non in regola con la legge, che però si siano pentiti e quindi sono disposti ad accettare questa messa alla prova. L'iniziativa, che conta sul sostegno economico dei Rotary Club di Verona e di Fondazione Cari Verona, ha coinvolto dal 2011 ad oggi 91 giovani, molti dei quali sono stati successivamente assunti dall'azienda ospitante o che hanno trovato lavoro altrove subito dopo il tirocinio. Come hanno appena riferito, è il 23° anno e quindi costituisce uno degli elementi sicuramente caratterizzanti assieme ad altri, perché ha permesso tra i prime attività di fare squadra come Rotary e quindi non interessare solamente un singolo o più Rotary cittadini, ma tutti i 10 Rotary della provincia di Verona. È forse l'esempio di un lavoro di rete del territorio che ci permette di collaborare tra due mondi, che è il mondo sociale prettamente professionale e quello della partecipazione civile con il mondo dell'imprenditoria, perché questo ci permette anche di dare un'opportunità ulteriore oltre all'aspetto prettamente professionale, anche una parte di inserimento sociale attraverso il lavoro.